Ma allora io trovo normale che in una situazione straordinaria in cui si debba intervenire su recovery ci sia la necessità di fare una struttura ad hoc. In realtà il pacchetto grosso è gestito dal MISE e dal MEF, insieme ovviamente alla Presidenza del Consiglio. I sei manager sono uno per ogni linea guida No, con cui è quello stato c'è suddiviso il chiaro. recovery. Dopodiché che saranno 300 o 100 o 250, poco importa, l'importante è che ci sia una Sì, ma alla fine tecnostruttura che chi riesca a decide, fare. onorevole Serracchiani? Questo lo possiamo dire con certezza. La task force dà dei consigli o in No, ultima istanza decide? la task force deve dare attuazione alle decisioni che vengono prese dallo steering committee, si direbbe in Commissione europea, e cioè da MEF, MISE e Presidenza del Consiglio, che a loro volta hanno raccolto tutte le indicazioni che vengono dai territori. Quindi i territori, poi il MES, eccetera, decidono ascoltando anche la task force? No, poi la task force No, la esegue. task force è la tecnostruttura. Lei consideri che questa Ok, cosa quindi dura loro 7 anni. eseguono, Quindi invece le dura 7 anni, decisioni le quindi tu prendono devi avere altrove. delle. Il Faccio un esempio comitato di pratico. garanzia che serve invece? Beh, il comitato di garanzia, come credo ad esempio, e spero che ci sarà anche un comitato parlamentare, serve per monitorare la spesa e che la spesa venga Quindi utilizzata ovviamente in controlla, modo ma scusi legittimo. Serracchiani, in tutto questo i parlamentari, diciamo quell'organo che si chiama Parlamento, che ci stanno a fare? A controllare che la spesa venga fatta bene e che i progetti corrispondano a quella che è l'indicazione fornita anche dal Parlamento Ma al questo Governo. sarebbe il Consideri, comitato, no? no, Chiedevo ai parlamentari però a mi che ci faccia, stanno a no, fare. ma mi faccia dire però una cosa importante. L'Italia rispetto ad altri paesi europei ha fatto una scelta che io reputo assolutamente non solo condivisibile, ma importante. Noi abbiamo fatto un passaggio parlamentare nel quale il Parlamento ha dato l'indirizzo parlamentare per Sì. quanto riguardava l'utilizzo dei recovery ed è sulla base di questo che il CIAE, il Comitato Interministeriale presieduto dal Ministro Amendola, insieme alla Presidenza del Consiglio, insieme ai ministeri interessati dall'utilizzo dei fondi del recovery, stanno scrivendo quelle che sono le linee guida per le spese No, e no, ma anche va bene costituendo tutto, la è che noi ci governance. Quindi chiediamo questa non siamo moltiplicazione di stati esclusi, figure, di voglio dire. comitati, di task force, se semplificano o rendono più complicata la scelta, le varie scelte che andranno fatte. Nel frattempo è ricomparso.